Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ori and the Blind Forest. In questo episodio, a parte il primo bestemmiario all'inizio, scopriremo perché Kuro ce l'ha così tanto con noi. Diciamo che forse tutti i torti non li ha, anche se poi noi alla fine non c'entriamo niente. Ma non aggiungo altro, buona visione. Oh, perfetto Ori, eccoci qua nei giochi proprio da porco supremo. Sono questi quadri qua che vengono... No, ho detto no, se dico no è no. Che vengono scoperte e inventate le bestemmie più creative, vabbè. Ma guarda te, ma porca. Ah, ma siamo ancora vivi? Ecco, non lo siamo più. Ok, e rifacciamo tutto da capo. Madonna mia, che bordello. Sì, adesso. Oltretutto non mi ricordo manco. Non mi ricordo neanche come arrivano sti qua. Eccoli, e va fanculo. Madonna mia. Mi stavo strozzando comunque nella vita vera, sì. Guarda che cambiano. E certo. Un attimo. Di tre. Ori, no. Porca Eva, cosa abbiamo fatto? Non ne ho la più pallida idea, Guarda. Lì. Ori, correre. Ma porca. Maremma bonina. Ok, ricominciamo, dai. Ok, di là ci siamo andati. E mo? Certo. Gioco e mo? Ok, siamo nel punto di prima. Ce la faremo? Ma assolutamente no. Se andiamo avanti così. Dove cazzo devo andare? Ok, siamo di nuovo dove eravamo prima. Vediamo un po'. Dovremmo andare su? No, non dobbiamo manco andare su. Dove cazzo devo andare? Ma guarda te, dovevamo andare giù. Ma va a cagare. Ok, l'abbiamo capito. Quando siamo lì dobbiamo salire e poi scendere. Perfetto. Ok, siamo di nuovo qua. Adesso dobbiamo salire, evitare quello, evitare questi, e adesso scendiamo. Ok. Ok, ecco come si può bestemmiare. Siamo morti. Ok, allora, siamo di nuovo qua? A quanto pare sì. A quanto pare sì. Andiamo lì un attimo, Oris. Ecco, bravo. Ora scendiamo. Ok, come siamo scesi? Andiamo di là. Ma guarda te che lavoro. Ma te, vabbè. Ok, rieccoci al punto di prima, dai. Ce la possiamo fare, volendo. Proprio tanto. Ma proprio tanto, ho detto. Certo! Certo! Cosa vuoi che sia? Ma guarda te. Vabbè, ma come facevo? Ok, torniamo giù di sotto, dai. Per l'ennesima volta. Andiamo di là. Andiamo più... Un po' meno. Grazie, Minchia quanto lo odio quando fa così. Ok, siamo di nuovo nel punto di prima. Proviamo ad andare di nuovo su. Qualcosa succederà. Io mi infilo qui. Ecco, giusto. E certo. No, aspetta. Io questo me lo piglio, tutta la vita. Ok, la mappa non è disponibile al momento. Andare di qua, fammi fare piccoli step per volta. Ah, possiamo... sì. Nido di Kuro, la madosca. Minchia. Salva immediatamente. Che se devo farmi di nuovo quel pezzo divento sce... Ah, ok, è partita la cutscene. Cos'è? Un uovo? Che cacchio è quello a fare? Sembrerebbe un uovo. Oh, qui invece cosa abbiamo? Ah, il pennuto. Ciao corvo, bufo, cosa sei? Brutto comunque. Oh, una madre che nutre i suoi piccini con vermetti schifosi. E mo? Boh, parte di nuovo alla ricerca di qualcosa. Però è spettacolare. Veramente bellissimo, veramente tanto. Eccoli. Prendi la larvetta. Quindi sappiamo che Kuro ha dei piccoli. Mi domando perché sta facendo tutto questo.
Guarda che lavoro. Wow, bellissimo. Veramente, veramente bellissimo. Ok, il gioco mi fai sapere cose? Ah, i piccoli tremanti, effettivamente. Un po' di paura forse potrebbero anche averla. Eccoli. Cazzo è successo? No, ci sono ancora tutte e tre. Non mi sembra... mi sembra piuttosto preoccupato il nostro Kuro. Ok. E... non riesco a capire. Ok, si è incazzato, si è incazzato. Ok, ma li ha trasformati in uova di nuovo? No, è questo che non mi è chiaro. Mi è chiaro che però si è incazzato a morte. Sì, assolutamente sì. Quindi c'entra il nostro Sein. Ah. Quindi a causa nostra sono morti. Infatti ho notato che ci sta, che c'entrava Sein. Ok. Perfetto, siamo rovinati. Sì, siamo assolutamente rovinati, no? Ok. Abbiamo dato un colpo in terra, niente male. Eccolo. Allora, devo studiare un attimino come cosa fa. Ok, così sta guardando. Però... ok, proviamo. Proviamo, non proviamo più. Ah, proprio così, ignorante. Allora, quando non c'è luce, ci vede. Boh, proviamo. Allora, non mi è chiaro. Ok, se facciamo così ci moriamo. Allora, gioco. So che sei un bastardo. Ok, dovremmo avere un po' di tempo, in teoria. Non abbiamo tempo. Gioco, come cazzo faccio io andare dall'altra parte? Proviamo a fare così? Gioco, sei una merda. Non me lo sarei mai aspettato. Ma pensa a te. Ma pensa a te. Ok, adesso aspettiamo che il nostro simpatico ragnetto ci attacchi. Ora andiamo di là. Non andiamo di là. No, non mi è chiaro. Ci moriremo tipo tantissime volte. Sì. Allora, ho capito più o meno cosa dobbiamo fare. No, in realtà no. Sto andando molto a tentoni. Ma vabbè, questo voi non lo dovete sapere assolutamente, eh. Ok, allora andiamo su. Sì, sì, un attimo. Ma perché mi fai salire? Ho capito perché mi fa salire. Ho capito perché mi fa salire. Allora, yo. Ori veloce, grazie. Allora, guardando un pochettino la mappa, noi volendo potremmo anche tornare indietro, che è quello che stavo cercando di fare con scarsi risultati. Però possiamo andare anche oltre. Allora, forse abbiamo scoperto un Machiavello. Forse, eh. Perché se io questa la sparo di là, il ragnetto muore. Il problema è che adesso io se vado di là... no, non ci muoio. Strano, eh. Allora, non salviamo. Ok, salviamo dopo. Allora, qua è divertente. È divertente perché devo fare così. Devo fare più così. Ok, siamo nel punto di prima. Non ci possiamo sbagliare, eh. Ok, vieni. Ok, ah, fanculo. Ok, aspettiamo che l'idiota arrivi. E faccio così. E dovrei aver rotto la porta. Abbiamo rotto la porta. Sì, abbiamo rotto la porta. Ok. Ok, proviamo ad andare avanti. Vediamo che cazzo. Ci muoio. Allora, possiamo andare di sotto. Ma perché? Che giovamento ne abbiamo lì? No, non lo so. Dobbiamo scoprirlo. A tutti i costi. Sì, un attimo. Ok, e siamo al punto di prima. Perfetto.
Ah, ho capito perché possiamo andare giù di sotto. Vai giù. Ok. E quindi ora questo non ce lo possiamo spostare. Spostandolo andiamo di là. Ah, capito. E andando di là siamo in una zona sicura. Insomma. Mamma mia, ma che trauma, gioco. Ah, ok, ecco perché sta proteggendo il suo piccolo. L'elemento del colore è l'ultimo da attivare. Bene, sono contento. Pietra solare che si trova in cima al posto del dolore. Cacolo, dobbiamo cavalcare i venti. Loro ci mostreranno la strada, sì. Ah, dobbiamo andare a fanculone lassù? Sono contentissimo. Una Pasqua. Guardalo, bastardo. Guardalo, bastardo. Mi hai fatto anche cagare addosso. Ok, facciamo fuori quelli lì. Già che ci siamo? Sì, voleva lui, voleva. Ok, dobbiamo andare di qua. Una parola. Ma pure. Cosa tiri gli schifi? Guardalo, e ci prova, e ci prova. Ok, proviamo ad andare su. Io guardo sempre la mappa, sia mai che ci sia qualcosa di interessante. Dunque. No, no, per le balle, vai via. Ancora. E spaccamaroni. Allora, quell'affare lì però avrebbe potuto servire per qualcosa qui, no? Ok, saliamo. Sì, a meno che non ce ne sia un altro tipo lì. Gioco, forse ho capito cosa vuoi dalla mia vita. Ok, saliamo. Minchia, questo è un punto che ciao. Salviamo, se abbiamo la possibilità facciamolo. Allora, dobbiamo andare qua. Farci seguire innanzitutto. E poi, una volta che arriva qua, fare così. E lui ci muore. Perfetto, ora possiamo andare di qua. Sperando che ci siano cose rare faighe. Abbiamo un pezzo di mappa. Sì, mettila. Ok, non sono sicurissimo che quel pezzo di mappa lì, quel pezzo di mappa lì sia mappa nuova. Secondo me è mappa che abbiamo già visto. Ok, allora andiamo là, però qua, occhio. Guardalo, guardalo, guardalo che ci prova, e c'è riuscito. E c'è riuscito. Me ne sono accorto dopo, merda. Corvo di merda. Corvo di merda. Corvo di merda. Un po' vedere. Se non t'ammazzo, sai. Ok, dovremmo salire? Credo proprio di sì. Allora, qua ci sono due zone. Allora, io proverei. Aia, bastardi. Allora, di qua ci siamo già stati. Sì, ci siamo già stati, però qua non posso tirare giù quel muro. Lo sospettavo proprio tantissimo. Ma adesso sì. Ma mi molli. Ma mi molli. Adesso sì. Ok, adesso lo abbiamo tirato giù. Mi domando cosa ci sarà qua ad aspettarci. Schifezze, sì. Quello che vomita. Ok, qua a quanto pare, a parte l'idiota che muore. Sono contento, gioco, grazie, gentilissimo. Ori un po' più celere, un po' più veloce. C'è il piranha, c'è il piranha. Un attimo, Ori. Ok, allora, siamo di nuovo qua, perfetto. Dai, Ori, giù. Ma porca di quella porca. Ok, scendiamo, scendiamo, scendiamo. Dobbiamo farla tutta. No, ora sì. Aia. Ok, di qua ci siamo arrivati. Ora dobbiamo andare dalla parte di là. Un attimo su, che qua c'è un'altra levina. Ah, cosa ha fatto? È a tempo la merda. Ok, fa un po' vedere. Non così, non sulla terra. Mi ha fare questo in acqua. Guarda, guarda, guarda che mi aspettava il merdina. Guarda cosa abbiamo trovato. Guarda chi c'è. Una cellula di energia. Ok.
Ah, ho capito qua dove siamo. Qua siamo nella voragine all'inizio, quella dove abbiamo imparato a spiccare il volo. Ok, allora facciamo così e così. E ci ristabiliamo un pochettino. Ok, vedo che ci sono due zone. Oh, ce l'abbiamo fatta? A quanto pare sì. Ori, se mi muori adesso giuro che mi incazzo a morte, eh. Vaffanculo. Guarda qua, cosa c'è? Un'altra cellula abilità, abbiamo 3 punti abilità. Wow. Salviamo e colleghiamo subito qualcosa. La peppa. Allora, potremmo farci la fiamma caricata esplosiva. Non è che sia al massimo, anche perché io la fiamma caricata non è che la usi moltissimo, ecco. Ma potrebbe servirci. Potrebbe tanto servirci. E la provo subito. Oh, spacca balle. Possiamo ancora salire, eh. E quindi facciamolo. Cosa fa? Cosa fai? Cosa fai? Aspetta che vengo da te, sai. Aspetta che vengo di nuovo da te, sai. Guardalo. Il merdina, guardalo. Bastardo. E Ori, vai su, grazie, eh. Guardalo. No, Ori, su. E adesso facciamolo fuori. Ma va, fangulo. Ok, fin qua ci siamo arrivati. Mamma mia, che incubo. Abbiamo ancora tanta roba da cercare di là, però, eh. A voglia. Guarda qua. Ok, diamoci da fare, dai. Iniziamo. Che dobbiamo trovare ancora della roba di là. E per ora fermiamoci qui. Siamo riusciti a scoprire un bel po' di più sulla lore del gioco. E la cosa si fa davvero interessante. Prossimamente andremo avanti. Abbiamo ancora tantissime cose da ricercare qua. E sarà veramente un disastro totale. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate qualcosa che volete, tanto me lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo nel prossimo episodio. E ciao!